Siamo arrivati a Mosizna all'hotel Geovita intorno alle 6 e un quarto. Ci siamo sistemati in albergo e abbiamo cenato. A questo punto il nostro reportage continua nell'identificare il numero preciso di profughi che domani mattina ci seguiranno fino a Roma. Siamo venuti a un hotel a fianco per prendere i contatti anche con altre donne, con altri bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina. Sono tanti altri profughi, altre profughe che si aggiungono al numero preventivato che riporteremo domani mattina in Italia. Cioè io, come detto in precedenza, questa è la quarta volta che vengo, però l'emozione è sempre tanta, soprattutto prima, mentre tu facevi le riprese, mentre parlavamo con le persone. Io sono entrato dentro una stanza dove ci sono tutti i bambini, i disegni, eccetera, che ho fatto anche io delle foto con il mio telefono, che è una cosa che dà tantissima emozione, chiaramente, perché poi i bambini sono quelli più importanti. Non a caso domani, per portare via più persone, rinunceremo ai nostri posti, rinunceremo a tutto, ci metteremo seduti su uno stramontino, però almeno portiamo via il massimo delle persone che l'autobus ci consente, anche forse una persona in più. Appena siamo arrivati dentro l'albergo, che hanno saputo che c'era un pullman per l'Italia, ci hanno praticamente assediati.